Salve a tutti. Allora, nuovo video, penso, spero che sia breve perché ho da dirvi solo alcune cosine. Allora, questa qui è una rivista nuova che è uscita al secondo numero, tutto gelli, fai da te. Allora, l'ho presa ieri, visto che l'ho preso prima non era male, quindi ho detto vai, prendiamo anche questa. E, insomma, su questa rivista qui, vabbè, sono tanti diversi progetti, più che altro sono molti progetti in paste polimeriche. Ci sono questi, insomma, non voglio soffermarmi più di tanto su queste cose. Comunque, cioè, tratta cose diverse e ci sono alcuni progetti interessanti, però in particolare vi volevo parlare di uno. Allora, qui non so se potete vedere, ci sono bottigliette, pasta polimerica, poi ci sono bene cosine da montare, un po' di uncinetto, collane con cerchi rivestiti, poi c'è questo interessante ciondoli, come si chiama? Ciondoli d'argilla, che praticamente si può prendere spunto per fare in pasta polimerica, poi c'è il progetto del sautage, che non guasta mai. In quanto riguarda me, poi va bene, questo è in generale. Poi non fateci caso, tappetino davanti perché stavo lavorando a una cosa. Vabbè, ora vi dico velocemente cosa c'è in generale, poi mi soffermerò un pochino di più. Poi c'è questa parte che tratta riciclo. Ci sono questa specie di perle in carta, come si fare, insomma, tutto spiegato passo a passo. Poi un altro progettino che mi ha diciamo colpito, non tanto colpito quanto un'idea carina, penso, questo ciondolo qui, ciondolo canestro si chiama, che è fatto in pasta polimerica, credo. Fimo, cerni, non so, insomma, un intreccio così che si può fare un ciondolo, un effetto non male, insomma, particolare. Allora, la cosa principale che vi volevo parlare, di quale volevo parlarvi, allora, è questa qui che vedo prima volta una rivista tratta questa tecnica qua. Tecnica, la tecnica non è particolare, il materiale più che altro. Si chiama bracciale rigido in pasta Gabriele. Allora, appena l'ho visto, ho detto qui volevo, insomma, un attimino parlare di questa pasta. Pasta Gabriele, io l'ho lavorato un paio di anni fa, poi sono passata un po' a paste polimeriche, però voglio ritornarci perché permette di fare le cose. Cioè, praticamente uguale a Fimo, uguale a tutto il resto, Cato. L'unica cosa che non è adatta a fare le cane è praticamente si asciuga all'aria. Si prepara con tre o quattro semplicissimi ingredienti che non vi posso dire perché la ricetta è in vendita online. Allora, qui spiega un pochino. Alzo, che c'ho poco spazio sul tavolo. Allora, nuove tecniche, un'alternativa alle paste fatte in casa. Sì, non alternativa a paste polimeriche, ma tipo pasta di mais, queste cose qui. Adesso vi faccio vedere alcuni esempi che ho lavorato, insomma, vi ho detto due anni fa, forse anche di più. Allora, per acquistare questa ricetta basta cliccare anche pasta Gabrielea e vi viene fuori tutta, insomma, tutta la storia. La pasta che ha inventato una ragazza è un marchio, depositato. È possibile acquistare il manuale sul sito della signora Leanza. Sì, signora Leanza sarebbe di cognome, Gabriella Leanza, ecco, costa 8 euro. Insomma, vi danno lì la ricetta e
alcuni mi pare due tipo tutorial fotografico per fare, mi sembra un piattino e una bambola. Insomma, qui ho presentato un bracciale, come fare il bracciale rigido, va bene. Insomma, il giornale, non direi che, vabbè, è un giornale nuovo, cominciano a fare le cose da come ho detto l'altra volta, dalle basi, e vanno avanti un pochino più complicati i progetti. Comunque, ci sono molte informazioni, ci sono, c'è per esempio il feltro, un paio di progetti. Ok, passiamo a quello che allora, il primo, ora vediamo se riesce. Calamita, questa qui. In pratica si prepara la pasta e si conserva avvolta nella pellicola per mesi e mesi. È molto bianca. Io adesso non ho presente, cioè non ho mai fatto la porcellana di quelle con quelle polveri che ci sono in giro, insomma, che si può trovare per fare la porcellana. Non lo so, ma è bianchissima e candida di uno. Poi c'è un ingrediente che consiglio, cioè non vi posso dire, insomma, un ingrediente specifico, un ingrediente che è sempre semplicissimo, è da recuperare in commercio, è uno scherzo da ragazzi praticamente, però si consiglia un tipo invece che altro. Ok, questa qui, vabbè, l'ho preparata, l'ho colorata, ho diviso panetti, colorati ogni panetto. Per esempio questi qui sono colorati stesso colore, solo che in questo più scuro ci ho messo un po' di più di colore. Si colorano con acrilico, con qualsiasi cosa. E in questo più chiaro ovviamente ho messo un po' di meno. Poi si possono stendere le foglie finissime e resistente, insomma, sentite che rumore fa, sembra veramente la porcellana. Resistente all'acqua, a qualsiasi cosa, non attaccano i parassiti come pasta di mais, per esempio. Insomma, questa ce l'avevo sul frigorifero anni, anni, 2 anni. Poi ce l'ho questa. Ci ho messo glitter, questa qui penso che non ha nemmeno bisogno di lucido, infatti questa qui mi sembra che non è nemmeno lucidata, o forse sì, vabbè, è molto lucida. Comunque il colore originale della pasta è bianco bianco. Allora vado di corsa e poi infine ce l'ho questi qui, eh sì, sono due pecorelle, lei e lui, e ci guardano uno l'altro. Allora, questo qui sarebbe il colore della pasta, bianco. È fatto così. E sentite che rumore fa. Poi, se sarà steso fine, rimane anche un pochino trasparente, insomma, traslucida. Vabbè, a me mi piace questa pasta e penso di riprenderla prima possibile per provare a fare i cabochon, come vengono i colori, cioè i colori, l'effetto a rilievo per esempio, quant'altro, insomma, da sperimentare. Questi due, e poi ho fatto anche una scatola, ho rivestito una scatola, questo sarebbe il tappo. Tutto questo è pasta Gabriele, qui c'è un pochino di colore blu che poi fa questo, visto che è poco, è celestino, ora luce. E ho messo queste tre roselline, voglio dire che sono molto, molto delicate, molto, sembra molto porcellana. Molto porcellana. Poi sul video ci sono, mi sembrano, 2 o 3 video, se non hanno messo l'altri. Video tutorial dove rivestono le palline di Natale, decorazioni per alberi di Natale che cascano in terra, praticamente non si rompono. Insomma, comunque la pasta è molto valida e ve la consiglio, è una buona alternativa alle paste per fare, per esempio, cose così come decorazioni, le calamite. È buona, cioè, nel senso, non dovete spendere praticamente nulla.
Ok, e questo è tutto per questa volta. E vi salutiamo. Alla prossima, ciao.